È sempre più facile attirare l'attenzione dei ragazzi se prima gli si propone un esempio concreto di quello che può succedere se loro compiono determinate azioni. Ed è quello che ormai fa da 4 anni la sezione vibonese della Fondazione Veronesi, che partendo dalla visione di un film, quest'anno Flight di Robert Zemeckis, vuole arrivare al cuore e al cervello degli alunni del liceo classico Michele Morelli. E quest'anno è qualcosa di particolare, che si parlerà di prevenzione fumo, alcol. E stiamo vedendo proprio molta sensibilità da parte dei ragazzi e molta partecipazione, anche perché è un problema che attanaglia la società attuale. E gli esperti anche di Fondazione Veronesi, che oggi sono venuti apposta da Milano, stanno veramente andando a discutere con loro per sensibilizzarla ancora di più. Oggi trattiamo un argomento importante come quella che è la dipendenza, e per dipendenza si intende non solo la dipendenza da alcol, ma magari dipendenza da fumo, cannabis, droghe sintetiche. Noi sappiamo che i giovani sono molto vulnerabili ai danni di queste sostanze, anche gli adulti ovviamente, ma soprattutto i giovani. Quindi vogliamo andare nelle scuole proprio a parlare di questi argomenti e per far capire che il danno non è solo a loro stessi, ma anche alla collettività. Noi vogliamo informarvi che dietro a una dipendenza da alcol ci sta un mondo, e per mondo intendo la dipendenza da alcol è la prima causa di morte per quanto riguarda gli incidenti stradali nei giovani. Tante gravidanze indesiderate arrivano per l'alcol, perché uno non riesce a controllarsi. Abbiamo anche molte colluttazioni dovute allo stato di ebbrezza dell'alcol. Ecco, consumare alcol è fondamentalmente sbagliato perché porta davvero a dei danni sociali molto impattanti. Molti ragazzi credono di ovviare ai problemi cercando informazioni su internet, ma non tutto quello che leggono è corretto. Cosa si può fare? Siamo consci di questo problema perché spesso la prima cosa che si cerca è andare su Google e scrivere qualsiasi cosa e dal punto di vista medico esce un po' di tutto. Se vogliamo parlare di dipendenza in maniera seria, dobbiamo dire assolutamente questa cosa: qualsiasi sostanza crea dipendenza, in particolare l'alcol, una dipendenza pazzesca. Ed è fondamentale dire ai giovani di non consumare alcol almeno fino ai 18 anni per una ragione molto semplice: il loro fegato non è in quel momento portato a detossificare l'alcol, quindi tutto quello che viene ingerito arriva a livello del cervello ed è tossico. Quindi i giovani non sono in grado di metabolizzare l'alcol e questo porta a dei danni a livello cerebrale pazzeschi. E per quanto riguarda la cannabis? Per quanto riguarda la cannabis, bisogna fare un distinguo molto importante, perché la cannabis terapeutica è una cosa, la cannabis che viene utilizzata, gli esperti dicono, a scopo ricreativo è tutt'altro. Cannabis terapeutica può essere utilizzata in alcuni casi su prescrizione medica per alleviare alcuni particolari problemi, come ad esempio del dolore o della nausea da chemioterapia. Per quanto riguarda invece la cannabis classica, dobbiamo assolutamente cancellarla, perché non è una cannabis di tipo terapeutico, ovvero ha una composizione di THC e CBD, che sono due componenti particolari della cannabis, che sono create ad hoc per creare una dipendenza e per non fare un effetto farmacologico. Noi vediamo davvero dei danni evidenti a livello cerebrale nei ragazzi che consumano tanta cannabis. Porta dipendenza? La cannabis porta dipendenza, assolutamente. Segue gli stessi meccanismi delle dipendenze classiche, perché a livello cerebrale stimola gli stessi neuroni. Alcol, cannabis, anche banalmente il gioco d'azzardo utilizza le stesse vie cerebrali che appunto delle sostanze d'abuso.